Pope Francis held his first general audience in St. Peter's Square. Before even starting, he made his way through the square in the Popemobile for about 10 minutes. With flags waving and cheers of Viva il Papa, thousands of pilgrims welcomed the catechesis of his first general audience. Fratelli e sorelle, buongiorno. Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Con grande riconoscenza e venerazione raccolgo il testimone da mani del mio amato predecessore Benedetto XVI. The Pope said he would continue to talk about the year of faith just like his predecessor, but given that it's Holy Week, the Pope said he would instead explain the meaning behind Easter, which he described as the core of the liturgical year. Vivere la Settimana Santa seguendo Gesù, non solo con la commozione del cuore. Vivere la Settimana Santa seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi stessi, come dicevo domenica scorsa, per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell'esistenza, muoverci noi per primi verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli che sono dimenticati, quelli che hanno più bisogno di comprensione, di consolazione, di aiuto. C'è tanto bisogno di portare la presenza viva di Gesù misericordioso. He improvised on several occasions and only spoke in Italian. Among the audience were about 3,000 university students attending the UNIF Congress in Rome. And during his catechesis, the Pope explained why Jesus was poor. Gesù non ha casa perché la sua casa è la gente. Siamo noi. La sua missione è aprire a tutti le porte di Dio, essere la presenza di amore di Dio. And towards the end, the Pope made a call for peace in the Central African Republic, where riots and violent attacks have taken over the region in the last few days.